Non so cosa, ma qualcosa oggi mi fa pensare che qualcuna sia parecchio felice. Direi proprio di sì. Eschera ragazzi da Moxie Omega e ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters. Card Trader Zero Money Vlog, signore e signori, abbiamo un ordinino da solo 600 euro, tra virgolette. Per alcuni sono tanti, per alcuni sono pochi, per noi sono nella media, diciamo. C'è tanta roba. Oh sì. Allora, vediamo se ci ricordiamo. Secondo me no, sicuro c'è un commander e io poi... Io qualcosa me lo ricordo. Poco, sì, poco. Direi di sì. Io sto tentando di togliere tutte le carte. Intanto Moxy, tu dai istruzioni. Certamente. Allora, come al solito, noi vi ricordiamo di lasciare un bel like se questo video dovesse piacervi. Arriviamo a 80 like. Assolutamente. Così ci fate contenti. Ovviamente dovete, se volete, iscrivervi, seguirci su tutti i nostri social. Ci sono i link in descrizione, dove troverete anche quello di Card Trader. Assolutamente. Sito, per quanto ci riguarda, migliora il mondo per la compra vendita di carte. Anche questa cosa di Card Trader Zero, che fa risparmiare davvero tantissimi soldi. Quest'ordine qui, appunto, erano più o meno circa 650 euro. Oh, sì, con sì, le spedizioni separate sarebbe probabilmente arrivato a costare 800, 900, forse anche 1000 addirittura. Facilmente. Signore e signori, allora noi andiamo. Sicuramente c'è qualche commander, uno addirittura nuovissimo. C'è qualcosina, dovrebbe esserci, per Pantlazza, che trovate sul canale. Ma soprattutto Moxy, dillo. Posso finalmente dirlo. Porterò il mio contributo alla serie Quanto costa il mio mazzo, e questa volta sarà per il mazzo Ad Nauseam. Sì, dopo anni abbiamo finito Ad Nauseam Foil. Allora, Temporal Mastery, vi dico solo che questa è per un commander, avremo moltissimi turni extra. È un commander davvero particolare, me lo sono sognato la notte, tipo. Quindi, se lo volete vedere, mi raccomando, scrivetelo nei commenti e lasciate un like, ma sicuramente ve lo porterò, perché è un'altra di quelle cose di cui vado fiero. Bello Wedding Ring. Questo è un regalino, possiamo dirlo, non diciamo per chi, per come, per quando, ma questo è un regalino, quindi lo lasciamo da parte. E che cosa avanti, abbiamo? Fulcro del destino, turno extra. Boom, vediamo se almeno stavolta riusciamo a fare le pile giuste. No, ragazzi, non riusciremo. C'è qualcosa anche per la mia collezione di Hydra, ecco, giusto. Che belle ragazzi, sono. Allora, che belle più o meno, sinceramente, perché sono art strane, però comunque dovevo prenderle per la mia collezione di Hydra. Abbiamo la pedina Hydra di un Secret Lair promo o qualcosa di strano, sì, insomma ragazzi. Abbiamo poi l'Hydra primordiale, che carino, che bello. Non vado stramatto di queste art, ma sono un collezionista di Hydra. Diciamo che non è il tuo stile. Assolutamente però no. Però devo ammettere che comunque ci sta. Mi piacciono i colori, la combinazione col foil, il l'idea nero del Secret Lair è bella. Sì, questa sì. Va sempre con i turni finale blu, quella che ti fa pescare. E ripeto ragazzi, un commander davvero forte, bello, interessante. Eccola, queste te le ho regalate io. Praticamente sì, il concetto è che mi ero stufato di vederla che diceva devo finire Ad Nauseam, devo finire. Lei è andata a fare straordinario, ero a casa da lavoro, prendo il telefono, amore guarda che ti ho comprato tutto per Ad Nauseam, almeno non rompi più le balle. Ok. I regali quelli belli che si fanno tra marito e moglie. Veil of Summer, versione Secret Lair ovviamente. Versione Tegolino. Versione Tegola come anche naturalmente. Ma sì, certo. Le due Hydra. A me viene da ridere, però in realtà non c'è niente da ridere No, cioè, si dovrebbero migliorarla un po' la qualità. Talento di Mizzix, questa è una delle ipotetiche chiusure di questo mazzo. Un'ipotetica sì, chiusura un po' per tutto, oggettivamente quella carta molto molto forte. Questa, Staker. Oggi, ragazzi, con quello che arriva oggi, forse manca una carta che ci ho pensato dopo, come al solito io compro poi aggiungo dopo. Con oggi completo il mio Giruda al 100% come voglio io. Quindi se volete vedere degli aggiornamenti, perché la deck tech sul canale c'è già, ma se volete vedere degli aggiornamenti per quanto riguarda il 2024, siamo ovviamente disponibili. E lo scrivete e noi vi portiamo tutti gli aggiornamenti del caso. E lei fa parte ovviamente di questo mazzo. Un'ovazione anche per il mazzo che finalmente
forse riusciamo a finire esattamente come vuoi tu. No, non è vero. Lei Line of the Void, lei va sempre nel mio Giruda, perché comunque può venire buono esiliare le carte che andiamo in realtà a mettere al cimitero degli avversari. Road, Ruin, carta per Pantlazza, ovviamente. Vi ricordo che c'è la deck tech sul... Bella foil, tra l'altro. Sì. Carina, costava ovviamente niente. C'è la deck tech sul canale, un miglioramento del mazzo di Commander Quarters. È venuto un signor mazzo, ce l'abbiamo in real life. Possiamo fare una partita. Quando, come e dove ed volete. È un mazzo veramente divertente. Sì, anche. Sì. Non sarà fortissimo, ma è tanto divertente. No, Savior the Moment. Giochiamo un altro turno. Saltiamo lo stop, naturalmente. Costa 3. Dobbiamo Beh, avere ci un sta, qualcosa però. Di negativo. Un malus. Ci sono anche delle carte che non... bomba! Carte che non vi mostreremo, quindi probabilmente faremo qualche taglio, perché è un progetto importantissimo futuro. Ve ne parleremo molto più avanti. Ho preso una Cavern Foil, appunto, da inserire in Giruda. E l'ho presa foil perché oggettivamente te la tirano dietro, sì, adesso con il mondo distante. Poca differenza che quindi, a sto punto. A sto punto e dovrebbe esserci anche qualcosa per Estrid. Vuoi mica che in un Moneylog non ci sia qualcosa per Estrid? Questa per il tuo nuovo Commander, del quale dobbiamo ancora portare le Tech, ragazzi. Sì. È un mazzo parecchio strano, e vedrete. Questa mancava oggettivamente nel Signore del Sangue. Esatto, abbiamo fatto bene a prenderla perché ci stava proprio. Questa ovviamente è per Pantlazza, perché ci fa guadagnare punti vita. Ce n'erano alcune che non avevo, di queste terre comuni che aiutano comunque ad andare avanti. E abbiamo deciso di prendere, come anche un po' di cancelli. Fattoria isolata, bella. Sempre Pantlazza, naturalmente l'anda che dà più di un mana, le big mana lands come le chiamo io. Oh yes. Animabile sempre per Pantlazza. Un sacco di terre. Sì. E tanto costavano praticamente nulla. Ma sì, nulla. Hai fatto bene buttarle in mezzo. Bella time stretch. Bella anche così. Questa è una di quelle carte che sembra che costi l'ira di Dio, invece non no. costa niente. Prendiamo due turni extra dopo questo. Bella. E io ho appena sputato sul mio iPhone 15 Pro. Vabbè, lo stesso. Sputiamo su 2000 euro di telefono. Sì. Vai, va bene ce così. Frega. Temporal Trap. Questa costicchia. Questa sta a 17-18 euro. Non l'ho presa perfetta, infatti. Si vede che è un po'. Sì, me l'aspettavo un po' meglio, ragazzi. Però, sinceramente, per 17 euro non vado a fare polemica. Non me ne frega proprio niente. Ma no. Cioè, sono altre le carte per le quali faccio polemica. Comunque, un bellissimo turno extra con Delve che paghiamo letteralmente. Mm-hmm. Nulla, io vi dico solo che in questo mazzo ci sono turni extra, rocce e pedine. Non vi dico altro ed è un grosso spoiler, ragazzi. Sembra... provate a indovinare nei commenti. Sembra un mazzo divertente da giocarci contro. Oh, guarda Moxie. Che bella! Questa è roba tua. Questa roba mia. Questa va in Estrid, perché cioè, ovviamente ragazzi, siamo poco fissati col Signore degli Anelli, assolutamente. Ma che, cioè, è bellissima. Molto, molto bella. È e tra l'altro l'Ancient Tomb ha raggiunto prezzi allucinanti, una versione base normalissima sta sui 50 euro, sì. Questa veniva a 70. Foil così, foil Inked, come si chiamano? Sì, non mi infatti stavamo parlando, ma magari la compro, magari la aggiungo. Stavamo valutando, sì, anche esatto. Perché ce ne serve un'altra in un altro mazzo. Ne abbiamo tipo 40 di tombe antiche, ma non bastano mai, perché se ne metti una quindi, per Commander. Esatto, e quindi ho detto, ma più tanto, quelle da Legacy. Infatti, ho detto, tanto devo prendere la foil per Estrid, ma magari la prendo io foil, l'altra la spostiamo, e lui fa, guarda che sta salendo, ho detto, prendila subito. Intanto Unbound Flourishing, sempre per la mia collezione di Hydra. Sono inquietanti, ragazzi, a me non piace no, questo stile. Non è roba mia, diciamo. Però assolutamente ti ripeto, no. Mi piace lo sfondo nero con tutti questi colori. Con i colori sparati, sì. Mi piace anche a me, quello sì. Allora, questa è Last Chance, credo, costo 2, turno extra, alla fine del turno extra perdi la partita. Fidatevi che serve, è un'ottima carta, decisamente sottovalutata in realtà, costa anche poco niente praticamente. Wow! Che bello. Allora, ragazzi. Posso? Però c'è un... Io da qua lo vedo, non so se si vede dal video, ma qui c'è un puntino mangiato che... Vabbè, non l'abbiamo presa super mint, no, l'abbiamo però... presa un po' meno, è un pelo incurvata, logicamente questa è una carta vecchia, ma non è brutta, no, dai. No, non è brutta, abbiamo visto molto di peggio. C'è molto di peggio, che poi in realtà non sta tantissimo sta carta, non mi ricordo no, più, una quarantina. Ma forse anche meno. Qualcosina forse meno. Anche qualcosina signore e signori, ovviamente lui è per Estrid. Per Estrid. Non vedo, ok, qua c'è Estrid, ok.
ok, scusate. Siamo un po' ogni volta, che arrivano delle carte Tram Portal, questo è un cancello, quindi ovviamente va in pantalla. Anche qui Foil Full Art, bellissima sta carta, 10 centesimi, no, infatti, 10 no, sarà un euro, qualcosa del genere. Quindi sì, assolutamente Foil Full Art. Assolutamente da comprare così, cioè davvero spendereste meno. Ma no. Magma Opus, bellissima carta, ultra forte, ci fa il tesoro scartandola, poi spara danni, è bellissima, fa la pedona gigantesca, bellissima, bellissima, va nel qui, mazzo va qui. Simpatico. Nel mazzo, no, ma in realtà il mazzo è simpatico, mazzo non è, simpatico. È un mazzo stupido, un mazzo un po' meme, però me lo sono inventato da zero. Questa è per Giruda, è una bellissima roccia che può entrare come clone, quindi bello. È vero che non entra con Giruda perché non è una creatura, ma possiamo andare a fare una copia e ad avere in più del mana. Molto interessante. Sì, sai che non la conoscevo? Sì. L'ho conosciuta grazie ai ragazzi di TTP. Allora un saluto. Che un salutone, l'hanno giocata nella famosa partita che abbiamo fatto sul loro canale, andatevela a vedere. E ho detto, ehi, quella roccia potrebbe entrare nel bene in mio Giruda. Giruda. Queste sono sempre mia. Per Adnauseam, sì, direi. Sì, sì. Belle. Bello il coniglietto. Che carino il coniglietto. Col coniglione. Bello. Bella carta, sì. Ottima carta. Io non ne vado proprio matto. Ve lo dico, però molti la giocano, sarò ha io detto, che sono... Ma sì, proviamo. Ma certo che proviamo. Dicevamo, sponde di macchia nera, dietro c'è una carta che non posso farvi vedere perché è una del progetto futuro. Comunque, futuro segreto, ovviamente quindi... lei è per Adnauseam. Buona la ristampa, tra l'altro, che hanno fatto, sì, di modo da far scendere il prezzo di ste carte, delle Fastlane, che stavano io veramente, sono veramente a tanto. Contentissima di questa cosa, fondamentalmente, fin perché troppo. Erano veramente esagerate. Assolutamente. Veil of Summer, la seconda, questa è più imbarcata del... Ma la mamma prima, mia, madonnina, inquietante. Madonnina bella, madonnina buona, santo, cioè, Dio, vabbè. Oh, il Kratheruf, questo è per Mondrak, questo sì, questo, e ci siamo, sì, dimenticati di comprare quel dio che triplica le pedine. Oddio, che sta davvero? Infinito, ci sta a 25-30 sì. No. Sta a 25-30 euro per quella farà. Vabbè, finito. Vorrà dire che faremo un dovremmo altro fare ordine. Un altro ordine, dovremmo fare un altro ordine per finire anche Mondrak. Questa ovviamente nel caso la mettiamo qui so, queste, ecco, erano quelle da impacco. Penso proprio di sì. Sì, pensavo di essere... Madonna, questa cosa è bella. È vero? Questa è bella. Vabbè, grazie. Ci sto, grazie. Grazie. Lasciala grazie, lì così poi la mettiamo da parte. Forse. Se ci ricordiamo, no, della assolutamente sua no, esistenza. Terrore statuario, 40 centesimi di terra foil che si anima, ovviamente va anche lei in Pantlazza per andarci a difendere da eventuali attacchi, ovviamente in casi estremi. Ruins of Trokair, anche questa va in Pantlazza, terra che può essere sacrificata per prendere due mana bianche. Quante terre per Pantlazza? Sì, quelle poche. Ok, questa l'ho presa perché costava niente, l'ho messa in una delle top preferite dai bambini e so che c'erano due buoni motivi. Sono chiari ed evidenti. Ci sono due ottimi motivi per quanto riguarda questa carta. Io non me li ricordo attualmente, no. Ma se li vedete scrivetemelo sotto nei commenti. Ovviamente questa presa puramente per collezione, certo, per diletto personale, non pensate male. No. Oh, Expansion Explosion. Pensavo di averne 44 di sta carta, invece no, non ne avevo e ovviamente mi serve assolutamente. O magari l'abbiamo usata mazzo da qualche parte e non ne abbiamo più. Probabilissimo. Però è un'ottima carta, sinceramente, e sta benissimo. Sì. Che bello. Ok. Era l'ultima versione di Giruda che mi mancava da prendere. Ammetto che mi piace di più la versione base, però comunque mi mancava. Allora io cosa faccio? Visto che ne ho 35 di tutte le versioni foil non foil, quelle che non uso da comandante le uso da pedine quando si fanno i cloni. Ottima, le metto idea, sopra i cloni, ragazzi. Io ho il commander Giruda pieno di Giruda foil da usare, da mettere sopra cosa, i cloni. Cioè, fantastico, ragazzi. Geniale. E comunque per questa devo ringraziare il buon Groovy Jimmy che mi ha letteralmente messo la pulce in testa di comprarla. Non tanto per questa, ma perché poi da una carta da 3 euro dico faccio solo un ordine a 3 euro, ma no, ma ne no, aggiungo 200. Assolutamente, assolutamente no. Cosa fai? Comunque abbiamo un altro Girudino che non sapremo se useremo da comandante o da pedina, da token, sì. Ok, questa serve sempre in Giruda Polluted Delta, Fetch, assolutamente carte che sono sempre da prendere e le avevo, sì, finite. E non bastano 4 mai. 4 Legacy, 8 nei vari Modern, nei vari Commander, ma toglila da uno, ma no assolutamente. Se no, poi devo rimettere. Quindi ricompriamo le Fetch, tanto stanno a zero praticamente, ormai te le regalo. Allora, anche di questa, rivelazione di Aldrond, bel turno extra. Mi dimentico sempre che in real è molto più forte che su arena, perché su arena è stata nerfata e fa mettere le pedine solo quando la giochiamo con predire, mentre qui invece le mette e basta, assolutamente. Oh, preordain. E ne mancano 4-8.
8, 4 le mettiamo in ad nauseam e 4, sì, sì, ci avete convinto, le mettiamo in trono monoblu. Ok, così almeno così siamo siete tutti contenti e non scassate le balle. Ma è più bella la serum con la, sì, con la cosa Vandalblast, questa va sempre nel tuo commander signore del sangue Mog, signore degli incantesimi, che vi avremmo già spoilerato, quindi sì, non vi sto, sì, 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 dicendo nulla di nuovo in realtà. Rovine, no, dell'Accademia, la uso in Ghiruda per recuperare ovviamente artefatti. La maggior parte dei casi sicuramente voglio recuperare Panarmonicon per avere doppi, tripli, 18 plesimi trigger infiniti, sì, col Panarmonicon, sì, un'altra di Zaxara, quelle carte lì. Zaxar Exemplary, bello, bell'idra, non l'ho mai sfruttato in nessun mazzo, non è un'idra che mi dice molto, però comunque per completare la collezione bisognava prenderlo. Ed ecco un'altra terpiano, metti tutte le 8 preordain e hai fatto il tetto di una casa. Dovremmo fare una pila solo di preordain, assolutamente. Omniscience, carta che anche lei ormai sta più a niente e che va nel mazzo simpatico con i turni extra, che bella, per aumentare la simpatia, certo, di questo mazzo. Snow Covered Island, anche qui sono per Ghiruda, sono tutte per Ghiruda le basic snow, perché gioco una carta che richiede le snow e non ne avevamo praticamente, comunque molto molto poche. Questa è una bombettina, sono sì, 12-13 euro, forse qualcosina meno, vabbè, comunque una decina, turno extra, Capture of Jinzu, bella, buona ristampa. Ovviamente preferivo la versione originale, ma una se l'avevamo in qualche altro mazzo. Fine del labirinto, ovviamente se avete seguito la deck tech di Pantlaza, ma non solo, perché io adoro questa carta, questa è una delle ipotetiche chiusure di quel mazzo. Ed è anche un po' sporchina, l'hai notato? No, ma va, ma perché? Da dove l'hai capito? Ma no, assolutamente. Non so se, cioè, ci sono proprio le impronte digitali del precedente proprietario. E poi lo andiamo a beccare, proprietario che ha mangiato le patatine e ha toccato la carta. Ma perché fate queste cose? Che persona? Leviatano, allora, questa carta mi piace, è una carta che mi è sempre piaciuta, è un bestione gigantesco, è una bella creatura, veniva a 10 centesimi foil. E quindi perché no? Perché no, assolutamente, anche perché me ne mancava uno per fare settino, tu dirai cosa te ne fai di un settino di Leviatano della Burrasca, invece... No, bisogna fare settino anche della Leviatano della Burrasca. Viene fuori, chi lo sa, metti chi ti serve poi e non ce l'hai. Chi lo sa. Virtù della coscienza, ovviamente questa va in Ghiruda, con l'avventura copia un trigger e con l'incantesimo invece fa innescare una volta in più le abilità. Molto belle. Buona, l'ho scoperta d'arena, non la conoscevo, è una carta nuova, comunque relativamente nuova, quindi insomma, Bosco di Hickory, anche questa va in Pantlaza, naturalmente, ovviamente in Pantlaza, nel signor Pantlaza, nel Don Pantlaza. Manor Gate, questa purtroppo l'ho acquistata doppia perché ne avevo in realtà 40 nell'album, eppure mio fratello me ne ha portata una, quindi ora ne hai 41, vai, 42. Vai, va bene. Tra l'altro, a proposito di 41-42, questo è il nostro 63esimo commander, credo, o forse 64esimo, devo controllare. Io mi vergognerei fossi sì, noi. Facciamo abbastanza schifo. Altra preordain e abbiamo poi Crystal Vein, anche lei ovviamente può essere sacrificata per prendere più mana, quindi va in Pantlaza. Pantlaza. Baldur's Gate, anche lei ovviamente cancello, quindi va dove vuoi che vada. Pantlaza, anche lui ne abbiamo qualcuno, ma lo abbiamo in qualche meglio altro mazzo, infatti, quindi hai voglia di cercarlo? Ma no. Guardalo ogni volta, lo compro. Sì, lo compro. Pensate, ragazzi, che addirittura ce n'è uno non foil. Me ne serve anche uno in Ghiruda. Quindi, in realtà, la cosa capita a fagiolo. Ma questa carta è stata un disastro, sì, perché io gliene ho ordinate due. Gliene servivano ancora due foil perché qualcuno se l'avevi già. Sì. Bene, peccato che una mi sono sbagliata. L'ho presa non foil. Quindi, abbiamo messa un'altra in ordine. Però, ormai quella non foil c'era. Cosa fai? Mi serve in Ghiruda. E poi un Pact of Negation. Cos'è questa sopra cosa? Qua c'è oh mio Dio, c'è uno scaccolato sopra. No, è distrutta, ragazzi. Time Warp, no, ok, questa sono andato un po' a risparmio, perché anche di questa, ragazzi, ho 45 più o meno, sono tutte sparse in Commander, mazzi, Modern, Mono Blue Turni, Legacy, ovunque c'è una Time quindi Warp, quindi va bene a risparmio, va anche benissimo, nel risparmio. Cassetto delle mutande, cioè, che già c'ho tutta la cosa di Cerotti, ho avuto un piccolo incidente al lavoro, niente di che. Chandra che raddoppia le spell, lei va naturalmente a raddoppiare ipotetici turni extra, ma non solo turni extra raddoppia, ma
ripeto, vedrete. Ok, altre snow cover. Sì, tra l'altro questa è leggermente miscata. Ma che bello. Bene, attenzione, bene. Big money, signore e signori. C'è gente che ci fa le speculazioni su queste cose. Sicuramente varrà dei miliardi di euro. Se volete, sì, ve la vendo, siamo, signora e signori. Siamo straricchi. Straricchi. Cosa me ne faccio del Black Lotus quando ho una snow cover d'Island miscattata? Guarda, preordain. Siamo già a 7, quindi ci sarà poi l'ottava. Ok, perfetto. Sono contento perché pensavo di averle dimenticate di nuovo. Eccola. L'hai chiamata, era lì. L'ho chiamata ed è arrivata. Preordain, signore e signori. Boom, Romington. Bella. Allora, questa l'abbiamo sbustata a Foil Full Art nel Twerkabox, sì, di Ixalan, e mi sono accorto che questa carta è forte in Giruda, quindi abbiamo detto la mettiamo in elementali, no, quello fa il full art, me la metto in Giruda, in elementali mettiamo questa che tra l'altro sta a una 12-13-14 euro, non sta proprio, no, a zero, sta. È una bellissima carta, far doppiare i trigger dicendo elementali, dicendo quello che volete, tanta roba. Guarda, snow cover altre. Altre, guarda quanto siamo ricchi, guarda sì, quanto sì, siamo sì, ricchi, signore e signori. Possiamo lasciare il lavoro ormai, vendere tutte queste. Evviva. Abuelo's Awakening, questa dovrebbe essere una nuova aggiunta per Estrid, volevo provarla. Sì, oggettivamente è una bella carta, sì, perché comunque ti mette in campo un incantesimo a costo 4 e fine, senza pagare una X. No, ci sta, è da testare. Dobbiamo solo decidere cosa togliere. Il che già è un problema. Non è poi così facile, no, diciamo. Assolutamente. Part of Vacation, non foil, là. Quindi questo me lo metto in Giruda e chi si è visto, si è visto. Dovrebbe essercene ancora uno foil, queste non posso farvi vedere, il progetto segreto. Non dovrebbero esserci più carte del progetto segreto super malvagio. Ma non siamo sicuri. Ed ecco l'ultimo Part of Negation. Foil, tanta roba. Alla fine ragazzi non ce l'ho fatta a tenere tutto. Ma non tutto. Possiamo fare le pile, è una cosa che proprio... Non lo so. Palude innevata, dovrebbero essercene ancora un po' e penso siano qua dentro perché spessissima sta cosa, c'è un blocchetto di boom, palude innevata, ne ho prese un po' di più oggettivamente. Sì, perché le altre che avevamo le usate tutte per Rancor, assolutamente, ne avevi anche ancora prese. Sì, quindi. sì, non bastava. Ley Line of Sanctity, questa va sempre in Ad Nauseam e tra l'altro bellissima questa ristampa. Sì, l'ho scelta ragazzi, perché mi piaceva un sacco bellissima l'art, era proprio davvero, bella. davvero tanto, inoltre costa zero. Sì, queste, ormai sì. Queste edizioni qui costano davvero zero. Gitu Encampment, questa va ovviamente sempre in Pantlazza, è ovvio, un animabile. Abbiamo quasi finito ragazzi, oh, non sì, è sì, stato, dovrebbero essere 98-99 carte, non forse 98. Forbidden, vabbè, è un'altra cosa che si anima, quindi va ovviamente per Pantlazza. Abbiamo dell'altro foil perché vedo delle tegole, quindi cosa è foil vuoi che sia? Ok, Hydroid Crisis, questa quando l'ho vista, come anche l'Unbound Flourishing, ho detto oddio queste stanno a infinito, invece stavano invece 3, 4, 5, perfetto. Perfetto, ottimo. 6 euro, perfetto. Signore e signori, l'ultima carta, io non mi ricordo più cosa sia, perché cos'è secondo te? Secondo me per Estrid. Secondo me è un turno extra, vai, 3-1, boom. Gargos makes me lose my mind, non la metterò come comandante nel mio monogreen, no, full foil, tengo quello foil di boost perché mi piace bello, decisamente di più, però ci sta. Diteci ragazzi nei commenti cosa ne pensate di queste edizioni, di queste Hydra. Io sono un po' combattuto, ripeto, non fossi un collezionista di Hydra, forse non l'avresti sicuramente mai prese, non l'avrei mai comprate, non è uno stile che fa, no, per me, no, diciamo. Però insomma, io mi ripeto, quello mi piace l'abbinamento di colore, secondo me attira, sì, l'occhio. Assolutamente sì. Ragazzi, cosa dire, dovete prepararvi perché come vedete da qui sul tavolo c'è veramente tanta carne da cuocere, tante deck tech da portare, tanti quanto costa il mio mazzo, insomma. Partite, veramente un sacco di tutto, davvero di tutto. Quindi detto questo, mi raccomando, come vi abbiamo detto, lasciate un bel like, arriviamo a 80 like. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di passare su tutti i nostri social, come al solito ci sono i link qui sotto in descrizione. E se volete potete anche voi acquistare da Card Trader, sfruttando o anche non il servizio, certo, Card Trader Zero, per risparmiare davvero tantissimo sulle spedizioni. Ci sono i nuovi contenuti dell'archivio mistico, quindi se volete supportarci con una donazione intanto grazie, e se lo vorrete potrete riceverne uno in cambio, quindi approfittatene. Assolutamente sì. E detto questo, direi che possiamo andare in chiusura e iniziare a fare mente locale per le deck tech. Ciao a tutti da Omega. Un bacio da Moxie. Grazie a tutti e alla prossima.